Ciao a tutti da Bonaire, eccoci nuovamente con la serie dei video di Dive Happy at Home promossa dal gruppo Aqualung. Oggi vorrei parlarvi in qualità di fotografo e Ocean Ambassador Aqualung di tecniche fotografiche. In particolare vorrei raccontarvi di una tecnica che utilizzo maggiormente per realizzare le mie immagini più spettacolari. Una delle tecniche di fotografia subacquea che mi dà più soddisfazione e che mi mette anche più alla prova è la fotografia split, detta anche over-under, in italiano tradotta fotografia sotto e sopra. In questo tipo di fotografia, in un unico scatto, si ritrae la parte esterna e la parte sott'acqua, la parte immersa. Recentemente un editor del National Geographic mi ha detto che dovrei fare di questa tecnica la mia firma. Mi sento molto onorato di questo, per questo vorrei iniziare da qui. Per parlarvi di questa tecnica, parto da quest'immagine alla quale sono molto legato, e rappresenta esattamente quello che io intendo per fotografia over-under. Come vedete, in un frame tutti gli elementi sono presenti, sia sopra che sotto, contestualizzando il soggetto, che in questo caso è un'iguana verde, che sta prendendo un respiro in superficie in una grotta semisommersa nei Caraibi. La fotografia over-under è un concetto di fotografia che mi ha sempre incuriosito e che è l'unico modo per raccontare in un unico scatto i due mondi, quello aereo e quello subacqueo. Quindi allo stesso momento si può rappresentare ciò che sta accadendo fuori, specialmente se c'è un'azione di questo tipo, con quello che sta accadendo sotto. Immaginatevi questa fotografia solo del pellicano in superficie o solo dei pesci. Come fotografo conservazionista, reputo che questa tecnica sia molto importante nel racconto delle storie. Mi occupo anche appunto di raccontare delle storie per immagini e sento la necessità talvolta di dover contestualizzare la parte subacquea in un contesto più ampio che è anche quello esterno. Qui in questa immagine vediamo due fotografie che rappresentano lo stesso soggetto, una sott'acqua completamente decontestualizzata e l'altra appunto over-under dove è inclusa la parte di cielo e anche quel piccolo spicchio di costa, di superficie, dà l'idea di quello che può essere l'ambiente esterno. In questa fotografia che ho utilizzato in una storia per raccontare la pesca costiera con attrezzi tradizionali nelle acque di Bonaire, è evidente l'importanza dell'utilizzo di questa tecnica per contestualizzare il racconto. Ecco qui ancora un'altra immagine dell'azione di pesca della storia. Trovo che l'utilizzo della tecnica over-under qui sia stato fondamentale per raccontare esattamente cosa sta accadendo sotto mentre i pescatori stanno recuperando questa rete. Approfitto ancora per farvi vedere l'importanza della contestualizzazione, che per me è uno degli aspetti fondamentali dell'utilizzo di questa tecnica. Il fatto che ci sia appunto un pontile con questo aspetto industriale crea un contrasto molto forte tra la tartaruga, la zona desertica acquisisce un senso, e il pontile di metallo per il trasporto del sale. Ma adesso parliamo un po' della tecnica vera e propria che viene impiegata per gli scatti over-under. Per quanto riguarda l'attrezzatura da utilizzare, io consiglio una DSLR o una mirrorless con un fisheye da 10 a 15 mm dentro uno scafandro con un domport, quindi con una cupola. Il diametro della cupola più è grande e più facile sarà mettere in pratica questa tecnica, poiché appunto la tecnica prevede il posizionamento dell'obiettivo esattamente a metà. Questa tecnica è ovviamente messa in atto in superficie, però possiamo trovarci sia in acqua bassa dove tocchiamo, quindi la difficoltà è solo quella di non prendersi le pinne mentre uno scatta la fotografia, poiché il grandangolo è molto ampio, ma è molto facile tenere la macchina con la superficie esattamente a metà dello blocco. Mentre scattando in galleggiamento, ad esempio, abbiamo un fondale profondo con l'acqua limpida dove intravediamo un relitto,
e vogliamo fare uno scatto over under, dovremmo appunto trovare una galleggiabilità, rimanere in posizione verticale, riuscire a inquadrare e inclinando leggermente la macchina verso il basso e appunto scattare. Ora, per ottenere dei risultati puliti e piacevoli ci vogliono molte prove, quindi lo stesso scatto sicuramente va ripetuto molte volte perché non si può prevedere in maniera certa il risultato finale della fotografia. Ecco, in queste immagini vediamo una serie di fotografie riuscite male. Per questo tipo di fotografia c'è un elenco molto lungo di problematiche, di errori che si possono commettere e di dettagli tecnici, accortezze tecniche a cui bisogna fare molta attenzione. Qui in particolare vediamo una serie di fotografie scattate a pochi secondi di distanza l'una dall'altra che sono state per ovvi motivi scartate da me e che presentano errori. Per quanto riguarda l'inquadratura, il consiglio che io posso dare è quello di non fermarsi al primo scatto, anche perché spesso non abbiamo tempo se stiamo in galleggiamento e anche se c'è un lieve movimento, il mare non è mai così calmo, anche un piccolo movimento crea comunque un gioco nella superficie sempre diverso, quindi consiglio per ottenere il risultato voluto di scattare in maniera rapida diversi scatti conseguenziali. In questo modo sicuramente nella serie di scatti, se siamo fortunati, uno scatto sarà di nostro gradimento oppure sarà quello che appunto vuol rappresentare quello che ci aspettavamo. Da non sottovalutare una problematica molto grande di questa fotografia è la formazione di gocce d'acqua sul vetro. Per evitare la formazione di queste gocce d'acqua che vanno a compromettere il risultato finale, che a volte non sono neanche eliminabili con dei semplici click in Photoshop, poiché l'acqua crea delle deformazioni vere e proprie delle linee, si hanno dei risultati terribili, bisogna tenere sempre pulito il nostro oblò. Per fare questo, la tecnica più efficace è quella di sputare sopra il nostro vetro, massaggiare con la mano e immergere per qualche secondo la macchina sott'acqua. Nel momento in cui si tira fuori la macchina, le gocce d'acqua cominceranno a disperdersi e c'è un momento che dura pochi secondi in cui il vetro è totalmente pulito. In quel momento noi dovremmo essere in grado di scattare. Un consiglio che io vi posso dare è quello di scattare con l'acqua più calma possibile. Uno dei dettagli tecnici più importanti e difficili nella realizzazione di questa fotografia è proprio la messa a fuoco. Se vogliamo rappresentare i due mondi fuori e sotto l'acqua allo stesso momento, dobbiamo assicurarci che tutto sia perfettamente a fuoco. Questo è possibile utilizzando una buona profondità di campo e facendo sicuramente, se è possibile, un iperfocale, come sto a spiegare in questa sede, o settando il fuoco con una distanza minima prestabilita. Sicuramente un consiglio che posso darvi è quello di utilizzare il back focus. Se si utilizza appunto la messa di fuoco automatica, stabilire il punto dove si vuole mettere a fuoco e nel momento dello scatto non cambiare il punto di messa a fuoco. Se si ha la messa a fuoco sullo scatto, nel momento in cui l'acqua va a oscillare, perché questo è quello che avviene nella nostra inquadratura, il fuoco sicuramente cambierà e sballerà completamente il risultato finale, risultando in una sfocatura della parte fuori o la sfocatura della parte subacquea. Un altro fattore importante per la realizzazione di queste fotografie, come in tutta la fotografia del resto, è il tipo di luce che utilizziamo. Possiamo utilizzare la luce solare e in questo caso dovremmo esporre in maniera tale che la parte subacquea sia ben visibile e la parte esterna non sia sovraesposta, specialmente nelle fotografie diurne. Nelle fotografie invece che prevedono l'utilizzo di illuminazione artificiale, come l'utilizzo di flash, utilizzando questa tecnica bisogna fare molta attenzione all'orientamento delle teste dei flash sui bracci. Queste ovviamente saranno immerse nell'acqua e, mentre appunto l'obiettivo è a metà, verranno poi orientate a seconda di dove è il soggetto per evitare sparate di luce verso la superficie che potrebbero appunto rovinare il risultato finale. Bisogna fare anche molta attenzione appunto alle superfici riflettenti, come la sabbia molto bianca, quindi bisognerà regolare la potenza del flash in maniera tale da non
sparare in gergo una luce troppo forte che riflette sul fondale molto chiaro. Questa immagine è un esempio di fotografia scattata con un oblò piano, quindi con il vetro piano, non con un grandangolare spinto. Come si può vedere, per mettere a fuoco la parte subacquea ho dovuto scegliere di sfocare quella esterna. Dopo anni di scatti fotografici, comunque vi posso dire che questa tecnica fotografica mi mette sempre ancora molto alla prova. Alcuni dei miei scatti fatti con questa tecnica sono veramente orribili, ma quando riescono i risultati sono veramente sensazionali. Il consiglio che posso darvi è quello di non scoraggiarvi, provare il più possibile in questo momento di immersione a casa. Magari documentatevi un pochino di più, se volete potete anche contattarmi per maggiori spiegazioni. Anche per oggi siamo arrivati al termine, ci vedremo sicuramente per un'altra puntata. Nel frattempo vi auguro che questa quarantena possa finire molto presto e che molto presto possiate tornare in acqua a scattare fotografie. Ciao!